Ciao a tutti volpini e volpine, ben ritrovati qua in questo nuovissimo video. Benvenuti su un altro vlog che faccio, questa volta dalla mia postazione con la mia nuovissima mirrorless della Sony. Allora, vi voglio dire come mai in questo periodo stanno uscendo così pochi video. Una delle cose legate a questo avvenimento è il fatto che sto lavorando tanto in questo periodo e non riesco a trovare un buco libero per poter registrare un video. Questo separé che trovate dietro le mie spalle, che lo usavo anche negli altri video, mi ha salvato la vita, tra virgolette, in diverse situazioni. Nel senso che mi ha permesso di registrare dei video senza problemi. Perché la parte dietro non deve essere vista momentaneamente. Io ho delle persone a casa che stanno lavorando alla ristrutturazione esterna da quasi 3 mesi. Quello che voglio dire è che la parte che mi interessava a me è già completa. Quindi si trova dietro le mie spalle. Quindi non di fronte a questo muro, ma all'opposto, cioè dietro le mie spalle, all'altro muro, che sarà dove andrà a finire la scrivania. Dopodiché applicherò il green screen dietro di me, monterò altri due softbox che utilizzavo qualche annetto fa, prima di comprare questi piccolini che c'è a destra e a sinistra a 10 watt, perché il green screen, per poterlo rimuovere completamente, cioè per rimuovere completamente lo sfondo, ha bisogno della luce posizionata in modo efficiente, perché altrimenti si vedono delle ombre, delle macchiature mentre che io mi muovo, eccetera eccetera. Vedete che adesso si fanno queste ombre qua perché io ho le luci soltanto lateralmente, quindi a sinistra e a destra. Se ne avessi una centrale, questa luce probabilmente, cioè quest'ombra probabilmente non si creerebbe, ma siccome non si comprano singolarmente, se non sbaglio dentro un pacco ce ne stanno due, per il momento direi che non mi servono. Adesso qual è il punto? Che io voglio fare video, ho tanti giochi installati da volervi mostrare nel RK1 per Ferragosto, sì, per Ferragosto, ma l'ho eliminato perché non mi piaceva. Era senza webcam sciallo, erano 15 minuti di gameplay, così a crudo, però sinceramente mi seccava anche editarlo perché c'era poco contenuto e non era realmente quello che volevo fare. Ho visto che in alcuni video, cioè in due video, perché se non sbaglio con questa mirrorless ci ho registrato solamente due video, alle volte la cam la ghicchia un pochino mentre che muovo, però non sembra, ti pare sia fluida, eccetera eccetera. Però dico, alle volte, tra virgolette, ci sono dei frame lag. Non so cosa è dovuta a questa cosa, vi faccio notare che io ho una scheda video PCI dell'Elgato, la 4K MK2, se non sbaglio si chiama, pagata ad una cifra considerevole, e mi dà questo piccolo problema. Sarà una cosa di software. C'ho anche il microfono dell'Elgato, insomma, questi piccoli acquisti che ho fatto per migliorare la qualità del canale. Dal Blue Yeti all'Elgato non cambia tanto, però l'ho fatto per completezza, per avere un qualcosa dello stesso colore dell'asta microfonica. Vedete che l'asta è nera e il microfono pure. Ho comprato pure il pop filter, non subito, l'ho comprato un anno dopo, si può dire, dall'acquisto di questo. Pian piano sto migliorando il tutto. Il mio prossimo progetto è di cambiare i due schermi laterali che sto utilizzando, perché quello sinistro è un 1600x900, un 21 pollici e mezzo se non sbaglio, e il terzo che ho alla mia destra è un 19 pollici 1360x768, e rivorrei entrambi full HD, così ci vanno più cose nello schermo. Insomma, riesco a gestirmi meglio il tutto. E nulla, questo è quello che effettivamente volevo dirvi. Non vorrei farlo durare così poco il video, perché non mi sembra giusto, diciamo, lasciarvi così. Però sono molto contento dell'acquisto che ho fatto. Momentaneamente non ho inventiva su cosa fare con questa mirrorless che ho comprato. Tant'è vero che l'ho riposta in un cassetto per tipo 2 settimane. E adesso l'ho ripresa per metterla là sopra, per registrare questo video. Ho smontato anche la scrivania per fare un cable management diverso, perché è tutto collegato con le fascette, quindi mi è toccato romperle e prendere quelle nuove. Mi sono prenotato, una cosa che vi dico, diciamo, anticipatamente in questo video, mi sono prenotato per ordinare una 3080 normale RTX dell'Asus 320. Una figata, in poche parole. Perché sto capendo che, sfortunatamente per me, la 1060 con i giochi che stanno uscendo e che usciranno in futuro non ce la fa più. Sono costretto sempre a giocare a dettagli bassi, dettagli medi se il gioco è un gioco di GPU e consuma meno processore. Insomma, raga, mi stanno costringendo veramente a fare una spesa di questo tipo. E
E sinceramente mi sto convincendo del fatto che devo fare questa spesa obbligatoriamente. Ovviamente preordinare una scheda video per me significa preordinarla al prezzo giusto e non al prezzo che trovate magari su Amazon, dove ci stanno i venditori di terza parte, magari qualcuno che vi scamma, è una truffa, dove ci stanno gente che mettono una 3080 a 3000 euro, una 3090 a 6000 euro. Ovviamente non prendete i prezzi alla lettera, però sono solamente esempi per farvi capire che i prezzi sono esorbitanti. Se andate su quella piattaforma lì, io l'ho preordinata ad un prezzo giusto di 1250 euro, inclusa spedizione, eccetera, eccetera. E nulla, forse tra un anno, fra sei mesi, non lo so, riuscirò ad averla. Però nel mentre cerchiamo di portare i contenuti per come stanno. Sinceramente preferisco mettere i soldi da parte per poter fare per l'appunto quell'ordine, per poterlo completare, insomma, e anche per il mio futuro, ovviamente. Vi ricordate quando in un vlog precedente vi dissi che c'avevo in mente di fare, diciamo, questa mia postazione, di trasferirla in un'altra stanza, in un'altra casa? Bene, questo progetto se ne parlerà magari fra qualche anno. Non sto rimandando perché non voglio farlo, ma perché non riesco e non posso farlo. Va bene, spero che comprendate... Spero che comprendiate il mio punto di vista, il mio stato... Spero che comprendiate il mio punto di vista. E nulla, raga, io veramente non so più cosa dirvi. Cos'è che vi devo dire? Non lo so. In questo momento sto giocando tantissimo a Valorant con degli amici su Discord e mi sto veramente divertendo tanto. Alla fine è un gioco in cui se uno fa 0-10, 0-20 non conta tanto, ma conta se in quel round riesci a fare la kill che ti fa vincere il match o per l'appunto il round. Un'altra cosa che volevo dirvi è che mi sono fatto fare il banner nuovo del canale. Andate a visitarlo se ancora non l'avete fatto e arriverà pure il logo, una intro e un'altro nuova. E la serie di Minecraft Ita, per chi se lo stesse chiedendo, è sospesa momentaneamente per mancanza di idee e di tempo e off camera, ovviamente. Non riesco a stabilizzarmi sul gioco, non ho anche voglia di giocarci sinceramente. Sto cercando di iniziare un pacchetto moddato che non sia troppo difficile, con poche mod che siano compatibili fra di esse e che ovviamente sia facile, almeno a livello normale, non che sia fatto in maniera spropositata rispetto alle mie condizioni di gioco attuali. Quindi nulla, raga, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, pollice in su, commentate, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina per non perdervi nessun altro video. Ciao a tutti, volpini e volpine. Bella!